In questo tutorial vedremo cos'è e come si inserisce un'etichetta in un corso. Allora, dopo aver fatto il login con le proprie credenziali, clicco sul corso e quindi su Attiva modifica. Poi mi sposto nell'argomento in cui voglio inserire un'etichetta. E clicco su Aggiungi un'attività o una risorsa. Qui cerco la voce tra le risorse, risorsa etichetta, e quindi premo Aggiungi. Il testo visualizzato, la finestra che appare, ha un menu simile a quello di Word. Un menu di formattazione degli elementi o di inserimento degli elementi nell'etichetta. Con questa icona si può visualizzare una seconda serie di strumenti di formattazione che sono molto simili a quelli di Word. Il testo che si mette nell'etichetta digitato da tastiera può essere formattato. Ad esempio, questo lo voglio mettere come intestazione media. Questo testo lo voglio colorare di rosso. Allora prendo l'icona di colorazione e metto assegno il colore rosso. Posso inserire delle immagini. Vado a scegliere un'immagine, per esempio, dal desktop e quindi clicco su File Upload, scegli File e quindi vado nella cartella in cui troverò l'immagine da inserire. Inserisco ad esempio questa immagine. Carica questo file, poi scrivo la descrizione se necessaria oppure scrivo descrizione non necessaria. E quindi posso modificare le dimensioni dell'immagine lasciando il dimensionamento automatico. Definisco l'allineamento e poi quindi l'immagine che ho appena trasferito, se la seleziono, la posso anche cancellare. Avendo fatto tutte queste operazioni, clicco sul pulsante Salva e torna al corso. Ecco l'etichetta, clicco su Termina modifica, vado a visualizzare come si vede l'etichetta. L'etichetta dunque a che cosa serve? Serve per abbellire il corso oppure fornire informazioni inserendo immagini, video, descrittivi delle operazioni che si possono fare in un corso e successivamente vedremo come si può inserire un video in un'etichetta.